Ritengo che non c'è nessuna pratica che può garantire nulla. Le uniche garanzie le dà il rapporto che c'è fra le intenzioni e le realizzazioni e i processi che queste mettono, diciamo, in atto. Allora, devo dire che anche, insomma, ma questo è una cosa ovvia, non voglio fare nessuna critica, però anche il modo in cui è possibile gestire una cosa come Macao, cioè in modo soltanto molto molto relativo, può essere una gestione direttamente, parametrata su pratiche esplicitamente e totalmente partecipative. Perché per forza di cose, quando uno deve decidere delle robe, insomma, le assemblee di gestione funzionano, sono utili, però poi di fatto è inevitabile che alcune decisioni vengano prese da un numero più ristretto di persone. Questo non vuol dire nulla, perché non credo che sia, è come la storia che la democrazia non favorirebbe l'emergere dei leader. Non è affatto vero, basta leggere Tucidide, vedere Pericle, che tipo di figura è e si presenta, eppure ad Atene veniva praticata una democrazia diretta che neanche nel decimo municipio di Roma, insomma, quindi non vuol dire, però c'era il leader lo stesso, la formazione di leader è un fenomeno totalmente naturale, la cosa importante è che ci sia la possibilità di controllarli questi leader e di buttarli giù se fanno delle stupidaggini o delle cose che alla maggioranza delle persone non vanno bene, anche se magari sono giuste. Attenzione, sì, però noi le nostre, diciamo, azioni, le azioni del corpo sociale in, diciamo, generale, sono fatte, condotte, pensate, progettate e poi realizzate, eseguite in relazione a una serie di conoscenze che noi abbiamo. L'obiettivo di questo seminario può essere solo uno, cioè può essere quello di creare consapevolezza culturale e, diciamo, teorica. Come ho detto già in altre occasioni, lo ripeto volentierissimo, adesso i movimenti dell'antipsichiatria negli anni 60 e 70 e il loro esito legislativo, che fu la legge 180, sono effetti di processi che oggi sono impensabili. Oggi difendere la legge 180 si può, certamente, se ce la facciamo, ma l'unico obiettivo possibile è quello di contenere i danni, perché è ovvio che la situazione culturale, economica, politica è totalmente diversa e non è più così favorevole ai movimenti di sperimentazione culturale e sociale come era negli anni 60 e 70, quindi questo è evidente. Però, siccome penso, suppongo io e anche tanti altri come me, che gran parte del terreno favorevole che oggi hanno i tentativi da parte della destra di boicottare dall'interno o addirittura di cancellare la legge 180 si basano su una situazione di, chiamiamola, ignoranza, cioè di non conoscenza da parte di molte, cioè, come dire, persone di questa storia. L'obiettivo di questo seminario è formare una serie di persone che poi a loro volta diffondano queste, come dire, conoscenze. Per questo siamo così, non perché ci piaccia particolarmente gli anni 60 e 70 e siamo tutti gasati e pensiamo che soltanto allora si fecero delle cose buone, certo che no, però obiettivamente la radice e il momento storico in cui quelle pratiche ebbero maggiore possibilità di svilupparsi fu quello, quindi è ovvio che dobbiamo tornare alle elaborazioni culturali, alle pratiche, alle esperienze politiche e non politiche di quegli anni, quindi per questo che bisogna fare. Ma trovo che l'unico scopo possibile di questo seminario sia questo, cioè quello di diffondere conoscenza, aumentare il grado di coscienza almeno di alcuni gruppi di persone e fornire degli strumenti per eventuali discussioni, dibattiti, eccetera, in cui sia possibile inchiodare sti sciamannati di destra, che per fortuna non capiscono nulla e quindi non hanno grandi capacità di argomentare le cose che pensano, ma che purtroppo sono in sintonia con tanto del modo di pensare corrente. Ecco.